Mi fa molto molto piacere dirvi che la canzone è quasi finita, quindi la mettiamo all'inizio. Senti proprio questo suono del propiziatorio, ecco, potremmo dire. Ma mi fa ancora più piacere dirvi che siamo a 1001 esattamente in Broadio. Isonsha c'ha un'immagine veramente incredibile, eh? E quindi, signori, nella nostra classifica rank della classifica mondiale di Yu-Gi-Oh! Omega, il simulatore principale al momento prima del Master Duel di Yu-Gi-Oh! Vabbè, reca la nostra dicitura nel regno dei signori, insomma, che ce l'hanno più duro il mazzo. E con Eldrick devo dire stiamo facendo delle partite veramente molto belle, anche negli ultimi video siamo stati così, adesso inizieremo col Master Duel, per carità, quel che vuoi, ma le soddisfazioni prese qui dentro veramente non hanno eguali per il momento. Beh, insomma, sono contento di potervi far vedere anche a voi del buon di Yu-Gi-Oh! Se qualcuno non mi conosce, sono Antoshow e questo è il canale in cui andiamo a far vedere noi la nostra filosofia, il nostro credo, ma più in generale Yu-Gi-Oh! Ai massimi livelli, oggi, al giorno d'oggi, e anche soprattutto in un contesto meta competitivo. Sono molto contento di aver preso in mano, insomma, Yu-Gi-Oh! Omega, e che Yu-Gi-Oh! Omega ci stia dando anche tutto questo buon feedback a livello di giocatori, perché qui, no? Sì, qui abbiamo visto praticamente tutti i giocatori più forti. Stiamo davvero incrociando mazzi trovabili nel meta, trovabili nei tornei. Chiaramente magari non quelli di fumetteria, quelli magari quelli anche un po' più seri. È chiaro che comunque se seguite le nostre indicazioni, se seguite anche banalmente i mazzi che abbiamo, comunque se seguite in generale, insomma, un contesto meta, poi tornei in fumetteria, e che siano quelli che volete andare a fare, poi li stravincete alla grande. Comunque sì, insomma, per tutto questo c'è il nostro gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza, in cui entrano i patroni, in cui puoi entrare se vuoi supportare il canale, ma soprattutto ci siamo noi qui, che oggi iniziamo per primi. Io direi che la prima cosa da fare è attivare, ok, signore, metto coperto, Prison, Ender Cambioli One. Non voglio utilizzare subito Nadir perché non so l'avversario cosa sta giocando. Ecco, Eldrick può iniziare per primo, così come può iniziare per secondo, super consistentissimo certamente. Però attenzione, siamo contro uno zombie, e quando siamo contro i mazzi zombie, beh, la partita è praticamente finita, perché basta che mettiamo Ender Cambioli One, insomma. Però oddio, non sottovalutiamo mai gli avversari. Chiaramente con Heavenly Lord è facilissimo, perché settiamo, mettiamo direttamente una carta dal nostro mazzo. Questo considerando e mette mondo zombie, considerando e mette volentieri mondo zombie. Dove sei, amore mio? Oh, eccolo qua. Ah, finalmente possiamo utilizzarlo. Non l'abbiamo mai utilizzato da quando abbiamo questo mazzo, ve lo giuro, 50 milioni di partite. Siamo arrivati anche a livello proprio incredibile, però non abbiamo mai utilizzato Imperial Order. Ok, benissimo. In questo momento l'avversario non può utilizzare più di un tipo di mostro, quindi, o meglio, diciamolo meglio, più mostri di un tipo, quindi mondi zombie, mondo zombie, molto molto bene. Ok, vabbè, facilissimo. Comunque lui ha mandato giustamente Mezuki al cimitero, il quale è un mostro molto forte che permette di mandare altre carte al cimitero. Tramite Prison andiamo a bannare entrambi, una partenza letteralmente stroncata all'avversario, che adesso non può mettere altri mostri zombie, che ha bannati praticamente due dei suoi mostri più forti. Insomma, abbiamo cominciato abbastanza bene, no? Ma non è iniziato bene la telecamera, che si è scaricata e che quindi deve avere... Ah, vabbè, no, no, non c'è neanche bisogno, bene, si arrende direttamente, quindi vedi, ci dà anche il tempo che tu puoi andare, questa è pausa pubblicità, puoi andare a prendere tranquillamente i popcorn. Ormai, signori, si arrendono tutti così, non vai proprio, mamma mia, bella roba. Mazzo veramente bellissimo, l'Eldrick, importante, ha rapidamente scalato le nostre classifiche e bisogna dire un signor mazzo, a me piace davvero tanto, ci sta facendo vincere, cioè è uno di quei mazzi strani proprio che subito prendono un win rate incredibile, forse più di Antometa, forse più di Gremmaiu, è incredibile, signori, tanta tanta roba. Allora, lui non evoca tantissimo, ma ci sono tanti mostri oscurità, quindi sicuramente dal momento che evoca Baledrock direi di non andare a mettere troppo. Le super poli potrebbero andare abbastanza bene, le super polimerizzazioni all'interno del side deck sono davvero incredibili e fortissime e ci vanno a dare un'inclinazione veramente importante nel mazzo, soprattutto se capitiamo contro giocatori di questo tipo.
durata veramente poco la prima partita e fossimo in un torneo, insomma, adesso era fatta. Ok, ci fa ricominciare per primi, e quindi molto bene. Utilizzo Spettra Terra, effetto di Spettra Terra, vediamo se utilizza Ash oppure roba strana. Ok, io aggiungerei alla mano dal momento che lui però manda al cimitero volentieri. No, Akero, assolutamente Akero. Però qui Nadir potrebbe servire, ok. Nadir qui potrebbe servire, utilizzato in modalità primo turno. Quando lo puoi utilizzare in modalità primo turno, bisogna mandare al cimitero. Guarda che bello che è il signor Titaniclad, perché è molto molto, diciamo, è un peccato mandare al cimitero magari Entis quando potrebbe servirti, insomma, molto volentieri. A questo punto evochiamo Ecclesia, il quale effetto sarà subito utilizzato se l'avversario non ci utilizza qualcosa. Benissimo, mettiamo un'altra munizione dogmatica nella nostra mano. Peccato, perché ecco, Titaniclad non ci va ad aggiungere praticamente nulla. È uno stomacello per aggiungere mille punishment, robe varie. Vabbè, utilizziamo comunque il signore della prigione celeste, che ripetiamo, e che se l'avversario, se nel turno dell'avversario utilizzeremo una nostra carta settata, come sicuramente avverrà, lui ci permetterà di settarne un'altra direttamente dal nostro mazzo. Come vedi, Eldrick, cioè ormai ogni partita anche fatta vedere in video, oddio, utilizzano i belli match, signori, no? Quindi ora andrà a bannare tutto. Quindi ce la prendiamo in quel posto? Che peccato, no. Allora bisogna utilizzare lui. Non so, potrebbe essere una bischerata questa. Ma a questo punto dobbiamo mettere signore, settiamo per forza. Ah, brutta, bruttissima. L'unica cosa che possiamo fare è questa. L'unica cosa è poi, perché lui ora va in battle phase, finisce la battle phase e ci utilizza la bellissima scontro ad armi pari. Guardate, la MVP del mazzo, signori, guardate che bella è questa, veramente molto molto forte, la quale ci fa bannare tante carte finché non abbiamo lo stesso numero di carte che l'avversario ha sul terreno nel momento in cui sta utilizzando scontro ad armi pari. L'unica mossa che potevamo performare era mettere Giara della prodigalità, ma la situazione diventa abbastanza disperata. Sì, devo dire, io lo ammetto, quando è, vedi che lo ammetto senza nessun problema. L'avversario qui ce l'ha piantata proprio in quel posto, assolutamente. Adesso l'avversario, come vedi, ha tutto il tempo per fare i suoi magheggi, per fare le sue mosse. Se tutto va bene non ci andrà ad annullare nulla. Messo mette anche mondo zombie, sì, partita potremmo dire quasi totalmente a suo favore, questo, diciamolo subito, se no poi però se non ci va a far robe strane, se non va a mettere negazioni strane sul terreno, al prossimo turno peschiamo tre carte e questo va bene, mette anche Baledrock, insomma Baledrock veramente molto molto forte, il quale una volta per turno peraltro. Beh, quando un mostro zombie comunque vada ad applicare un effetto, no, forse la prodigalità, la mossa che abbiamo fatto per mettere prodigalità sul terreno, no, attenzione, è una bella mossa invece, l'avversario non fa nulla, sì, mette Baledrock per carità, perché ora con mondo zombie tutti i nostri mostri diventano zombie, no? E nel momento in cui un mostro zombie applica l'effetto di Baledrock c'è la negazione di quell'effetto. Non so quanto questo valga se il mostro è nella mano, però è un altro discorso. Inizio main phase, sperando che l'avversario non abbia il giudizio solenne. Forse la riusciamo a mettere in piedi. Se ha giudizio solenne, attenzione, no! E no, è facile, bella questa. Questa è molto bella, questa, attenzione, incredibile. Un turnover, un turnaround incredibile, super polimerizzazione che ci permette di mettere sul terreno il signor Drago Veleno Affamato. Bellissima, ragazzi. Ora potrei... No, qui conviene... Calma, ce la giochiamo con molta calma. È un drago zombie, veleno affamato. Mi ricordo un po' il drago necro zombie. Bellissima, top deccata. Abbiamo fatto molto. Questa è stata veramente una grande mossa. Mettere la giara della prodigalità del signore della prigione celeste è stata una delle mosse veramente più belle che potessimo fare. Mamma mia, stupendo. Vedi quanto Yu-Gi-Oh! Sia un gioco episodico, quanto gli episodi contino. Se noi non ci ricordavamo, oppure miscliccavamo, oppure misplayavamo, sarebbe potuto succedere. Con Evelyn non mettevamo la giara dell'extravagance.
a questo punto noi che facevamo? Nulla, nulla, perché sì, avevamo certamente Prison, però non avremmo performato questo ribaltamento di campo così incredibile. Ora signori, sarebbe bellissimo, perché adesso con Prison andiamo a mettere sul terreno, se non succedono robe, signori, attenzione che rivalità dei signori della guerra, ah, ci ha utilizzato giustamente, ma ah, attenzione, comunque posso bannare due mostri anche con Riva, perfetto. Ciò che lui dimentica è che sono tutti mostri zombie, quindi ora è un macello. Ora Baletrock, anche ci siamo tolti d'impaccio un grande nemico, quale Baletrock. Lui comunque può ripartire, perché con la normal di turno mette Shiranui in solitario, quindi comunque riparte. Bella questa partita contro lo zombie, devo dire. È molto interessante, piace, è molto molto piacente. Ok, ottimo. Allora, quindi Targhetto mette comunque uni zombie, che è la sua ripartenza. Ora cerca di ripartire in follow up. Tanta roba, signori, lo zombie anche, per essere a questo livello, chiaramente siamo sempre in sezione ranked, oltre i 1000 punti, quindi questo basti dire. Rimette Baletrock, signori, ma che succede? Ne aveva un altro, è il secondo Baletrock. Sì, è il secondo Baletrock, attenzione. E quindi eventualmente potrebbe distruggerci il mostro, ma il nostro mostro quando viene distrutto, non dimentichiamoci... Ah no, banna, maledizione, mannaggia! Perché quando viene distrutto lui va a distruggere tutti i mostri sul terreno, quindi peccato, davvero un gran peccato. Però comunque, ok, va bene. Io solo per la super polimerizzazione... Guarda, sono contento se ne prendo un'altra, maledizione. Solo per la polimerizzazione utilizzata prima, è stato veramente un macello, signori. Bello, mi è piaciuto, anche se perderemo questa seconda partita. Comunque io sto alla grande. Comunque lo zombie grandissimo mazzo, perché comunque è tutto da qui parte, ragazzi, Tutto con mondo zombie. Nel momento in cui vi è lui sul terreno, tutti diventano zombie. Poi vabbè, ovviamente poi quando l'avversario estende, nel momento in cui riesce ad estendere, peraltro finisce? No, non finisce. Dovremmo avere tra l'altro anche un altro turno. Poi a lui diventano tutti zombie tramite il package Gozuki, Mezuki, riesce a performare tante evocazioni speciali. E poi comunque con Jacob Boland riesce a mettere altri mostri sul terreno. E poi ovviamente vi è Baletrock, che è chiaramente il meglio del meglio, dal momento che può bannare, torna ogni volta dal cimitero proprio come uno spettro che non vogliamo dimenticare, E può andare, no, perdiamo, attenzione, di 100 punti, un gran peccato, signori. Però vabbè, qui si era messo assolutamente bene, signori. Va bene, passiamo alla terza partita. Ci sto, signori, si era giocata molto bene questa partita. Ha visto scontro ad armi pari all'inizio, quindi per carità, però stava molto bene. Allora, a questo punto che cosa abbiamo qui? Adesso lo facciamo partire per secondo. Volendo lo potremmo far partire per secondo. Volendo lo potremmo far... Sì. Why not? Però se parte per secondo dobbiamo avere in mano determinate carte. Sicuramente dobbiamo vedere, ce ne può essere solo uno. Potremmo decrementare qualcosa a livello, visto che già neghiamo tanto. Dobbiamo mettere intanto i Nibiru, sono molto potenti. Punishment, due colpi solenni, sì, per le follow up, in modo che lui possa iniziare. Ok, dobbiamo sperare. Forse me la gioco un po' troppo sul Nibiru, però andiamo a vedere. Andiamo a vedere quello che va a succedere. Vediamo se lo prendiamo in mano, vediamo se siamo premiati. Niente. Abbiamo comunque Prison, niente male comunque. Che cosa ha utilizzato, signori? Cos'è questo? Fusione pronta. Poi mi evoca specialmente un mostro fusione non con effetto di erosione inferiore. E se non può attaccare e distruggerlo durante l'end phase. Bella roba, lui mette mostro marino di Teseo, in modo che possa subito performare l'evocazione Link. Ok, vediamo. Non ha preso mondo zombie, se non sbaglio, no? No, Archi Fibrax non vuole fare tanto. Mannaggia, guarda, se avevamo Nibiru in mano, maledizione. Era fatta, signori, tributavamo tutto ed era finita. Vabbè, molte volte inside non si ha, signori, quella fortuna che purtroppo può capitare presto e volentieri agli avversari. Comunque abbiamo, aspetta, la terra maledetta, abbiamo un modo per mandare al cimitero, abbiamo comunque tanta roba. Guardate come evoca tanto, guardate, cioè, insomma, lo zombie è chiaramente un grandissimo mazzo che può utilizzare anche Eldelic, perché di base lui è uno zombie, signori, Non dimentichiamoci, è il signore antico, no? Nell'antico incastrazione, End Phase, finisce malissimo, finisce più che male. Brutta storia, mamma mia, allora subito andiamo a togliere lui. Perché lui va a creare macelli. Poi mettiamo la spettra terra, grazie alla quale
bel turno ha fatto prima. Bisogna... Prima si è espresso nella massima potenza lo zombie. Adesso purtroppo aggiungiamo alla mano. No, serve lui. Che così in modo che siamo pronti. Possiamo circuire tutte le mosse dell'avversario. Adesso riutilizziamo Eldrick per andare a distruggere Spettra Terra. Lui ci torna nella mano. Applichiamo l'effetto. Lo selezioniamo. Lo evochiamo. Acquista altri punti. Effetto di Spettra Terra al cimitero che ci permette di mandare un mostro. Scusate, una carta Eldrixir. Volendo, sì, un altro Eldrick per il prossimo. Questo è un turno molto molto buono comunque. E va a testimoniare ancora una volta il perché dobbiamo avere tanti Eldrick al nostro interno. Siccome vorrei evitare lo scontro ad armi pari, ne metto solamente due in modo che... in modo che se dovesse essere... ci rimane la prison. Siccome lui comunque... attenzione, utilizza l'effetto... forse... ok, per mettere formula sincron per pescare, giustamente. Ok, lui ora vuole avere lo scontro ad armi pari, in modo che finita questa battaglia, se ce l'ha, lo utilizza subito. Andiamo a vedere se va a succedere. Non so cosa succede, attenzione, ho un po' paura, in ogni caso comunque abbiamo altre carte in mano, abbiamo l'altro Eldrick, quindi non c'è problema, però... Però, vediamo che succede, attenzione... io vorrei andare in end, che cosa ho detto, signori? Che cosa ho detto? Quanto abbiamo fatto bene a mandare lui prima... Vabbè, ok. Quanto abbiamo fatto bene a non mettere queste altre carte settate. Madonna, ragazzi, che bello, veramente. Quando fai la scelta giusta. Ora non mi interessa se perdo, però so che ho fatto la scelta giusta. E questo è veramente, questo mi va molto molto bene. Ce ne siamo beccati due, e noi non siamo riusciti a... Beh, il Nibiru non so se l'avremmo potuto utilizzare, signori. Non so, però Nibiru, ok, sì. Quindi subito prison, che non si dica. Quindi mettiamo Mezuki in modo che non lo vada a bannare dal cimitero, in modo che non parte. Va bene, banno 1 e banno 2. Visto che ti sei divertito, caro LG a bannare i nostri mostri. Non ha mondo zombie però, non ce l'ha perché anche non è riuscito. Vedete, signori, mamma, prison quanto è forte. L'ha letteralmente bloccato, signori. E allora noi possiamo ripartire immediatamente. Non solo con, diciamo, io terrei Akero. Terrei molto volentieri Akero perché manda al cimitero Gozuki, Mezuki e roba varia. Quindi forse a malincuore, no. Però mi tolgo Edlixir dal momento che uno già è bannato. Un altro volentieri lo possiamo avere nella nostra mano. Lo mettiamo sul terreno. Potremmo utilizzare l'effetto subito, ok, di settare un'altra carta. Qui però non abbiamo carte in mano, quindi... quella carta che è settata, se è lo scontro ad armi pari, che faccio? Con chi me la prendo? Vabbè, la fortuna aiuta gli audaci, quindi... attacchiamo se ne ha un'altra, comunque... potrebbe... E comunque abbiamo sempre la prison, signori. Mamma mia, prison. Che carta straordinaria. Carta veramente stupenda. Stupefacente. No, signori, no. Ok, end face. Bene, molto bene. Adesso abbiamo carta che banna, carta che distrugge e carta che evoca dal cimitero e banna, quindi... Vediamo che succede. Chi mette... No, fulmine tempesta, signori, attenzione. Vediamo che possiamo utilizzare qualcosa. Distrugge tutte le spell trap. Dobbiamo rinunciare a prison, purtroppo. Però a questo punto gli altri me li tengo molto volentieri. Gli altri me li tengo molto, molto volentieri. È prison, però prison comunque... Quanti mostri ha al cimitero? Ne ha comunque due, no. Prison purtroppo bisogna rinunciarvi. Comunque così possiamo fare Pleiades, così possiamo fare roba strana... Maledetto, ti distruggo, basta, ti distruggo perché così ti nego, non mi interessa, maledetto. Magari, siamo tornati un po' ai sacri tempi in cui pensavamo che potesse bannare il nostro amico. Io vorrei togliere l'incuribo per evitare che si distrugga, ok. Vabbè, che ti devo dire? Vabbè, distrutti, vabbè, ok. Perché sono rimaste, erano rimaste... No, attenzione, utilizza... E chi di superpolimerizzazione ferisce, Non c'è niente da fare, mette necrozombie, giustamente. Non ha... È perché sono giustamente due zombie, è vero, sono due zombie.
partita veramente incredibile, riesce a mettere anche Mondo Zombie, quindi la situazione si complica ulteriormente per noi. Partita veramente bella, ragazzi, eh? Veramente molto molto bene Special, ma che male Troc, signori, tanta roba, forse troppa. Qui serve, qui è tosta, signori, eh? Qui ha fatto un turnaround, vabbè, fulmine ci siamo beccati, sconto ad armi pari, fulmine tempesta e in più super polimerizzazione. Beh, io penso debba andare a accendere un cerino. Qui siamo, qui come sempre siamo, come sempre diciamo, signori, la fortuna gioca un ruolo chiave a Yu-Gi-Oh! Sì, per carità, mazzo costruito bene, nulla da togliere allo zombie, però, cioè, si vede quando, cioè, la fortuna, insomma, si vede, e penso che qui si sia vista alla grande. Non possiamo neanche evocare, peccato. Non possiamo neanche evocare perché Eldrick, no, Eldrick in mano, peccato, davvero un gran peccato. Andiamo a perdere, ma signori, è andata così. Non possiamo, no, siamo in 1400, signori, purtroppo, gran peccato. E qui, signori, a volte succede anche questo, signori, a volte ci dobbiamo anche arrendere, ma veramente sono stato molto molto contento di beccare questo mazzo. Se non sbaglio, noi ce l'abbiamo, il mazzo zombie, quindi ovviamente se a te piace questo mazzo, beh, diciamo, puoi anche fornirtelo, perché è veramente molto molto forte. Non, diciamo, Eldrick non esce assolutamente ridimensionato da questa partita, che comunque è stata giocata molto molto bene. Peccato, non è mai bello perdere a Yu-Gi-Oh!, così come non è mai bello perdere da altre parti. Però, signori, il gioco è anche fatto di questo, e questa partita ci va a mostrare, come noi abbiamo sempre detto, ne abbiamo parlato anche in un nostro video, quanto la fortuna sia veramente coercitiva a volte. Se non devono entrare le carte giuste, se l'avversario deve avere le carte giuste nella mano, non ci sono santi, tu perdi. Noi eravamo anche sulla carta oggettivamente più forti, potremmo dire, quando gli abbiamo piazzato le carte giuste sul terreno, non ci sono stati santi, però questo è, signori, quindi Yu-Gi-Oh! È anche questo, e noi ovviamente ce lo portiamo a casa. Anche noi perdiamo, è vero. Comunque sia, ragazzi, dai, ci vediamo la prossima volta, e come sempre, il nostro video di battaglia, quello più vero e quello più forte, o come sempre, stay over, stay over, stay sempre oltre. Mi raccomando, iscriviti e clicca sulla campanellina, perché ovviamente noi ne abbiamo persa questa, ma quante altre ne abbiamo vinte? Beh, devo dire abbastanza, dai, abbastanza, dai.